Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video unboxing. Anche oggi nuovi pacchi da aprire assieme e, come avrete già letto dalla copertina, ho acquistato un oggetto Noble Collection per poco più di un euro. Sarà arrivato davvero? Sarà stata una truffa? Non lo so, il pacco è ancora qui accanto a me chiuso, quindi lo scopriremo assieme. Ma prima apriamo delle altre cose che non vedo l'ora di mostrarvi. Il primo pacco che vado ad aprire è questo che mi arriva da Hasbro. Fa un po' di rumore, quindi sono curiosissimo e vediamo cosa mi hanno inviato gli amici di Hasbro. Vediamo un po', apriamo questo pacchetto, sono curiosissimo. E all'interno c'è, wow, un altro Mighty Mugs, ragazzi. Ve ne ho parlato in un video precedente, ve lo lascio sopra nelle schede, qualora ve lo foste perso. Ragazzi, mi hanno inviato il Mighty Mugs di Hulk. Bellissimo, mi piace un sacco, come saprete, come avrete già imparato dal video precedente, basta schiacciare la testa a questi pupazzetti e cambiano ben tre espressioni differenti. E andando a fare pressione sui capelli, ecco che cambia espressione e abbiamo un Hulk arrabbiato, che non è mai una buona cosa, e poi andando a fare nuovamente pressione, ecco che abbiamo un Hulk con questa faccia furbetta, un po' dispettosa. A me piacciono davvero tantissimo. Dietro di me potete vedere, spero si veda, quello di Iron Man. Anzi, adesso ve lo vado a prendere e ve lo mostro, così vi faccio vedere finalmente come poterli impilare. Eccolo qui, ragazzi, il nostro Iron Man che finalmente posso impilare. Ecco qui sotto abbiamo un cerchietto in plastica che combacia perfettamente con quello della parte superiore. Quindi basta incastrarli così e, ragazzi, potete impilarne un'infinità. A me piacciono davvero tanto, quindi grazie mille Hasbro per avermi inviato anche Hulk. Sono davvero una figata. Trovate naturalmente sotto in info box tutti i link per poterli acquistare, per poterli andare a vedere. In poche parole, ragazzi, info box importantissimo come sempre, quindi mi raccomando non trascuratelo. Ma adesso voglio parlarvi di un acquisto che ho fatto di recente al Disney Store. Mi capita davvero pochissime volte di andare al Disney Store, ci vado sì e no 3-4 volte l'anno, ma di solito non acquisto mai nulla perché il target è un po' per un'età inferiore rispetto alla mia, diciamo così. Però ogni tanto capitano anche pezzi da collezione, cose davvero fighissime, come ad esempio nel caso di Star Wars, e in questo caso ho trovato un pezzo che riguarda Toy Story. Toy Story, per chi non lo sapesse, è il mio cartone Pixar preferito in assoluto. Io li amo tutti, dal primo al terzo, sono tutti uno più bello dell'altro, non saprei quale scegliere, e non vedo l'ora di vedere il quarto capitolo l'anno prossimo. Quando ho visto questo oggetto sullo scaffale non ho potuto resistere, è costato circa 20 euro se non ricordo male, ma ragazzi sono sicuro che vi piacerà anche a voi perché è qualcosa veramente di epico. Si tratta del signor Maiale. Ragazzi, è uno dei personaggi più divertenti della saga di Toy Story e quando l'ho visto davvero non ho saputo resistere. Io solitamente pondero tantissimo su un acquisto del genere, però lo volevo fortissimamente e ragazzi, eccolo qui. Si tratta di una riproduzione in materiale, diciamo ceramica, ma non è ceramica, è più che altro una sorta di resina, e si tratta, come vi avevo detto, del signor Maiale. Guardate quanto è figo, è colorato benissimo, e la cosa che mi è piaciuta di più è che si tratta di un vero e proprio salvadanaio, quindi si possono andare a mettere dentro i soldi. E cosa ancora più figa secondo me è che sulla pancia troviamo un tappo in sughero, quindi va a rispettare totalmente il carattere, il personaggio del film Toy Story, e si può tranquillamente togliere il tappo in sughero e recuperare soldi all'interno. Questa non è mai una buona idea per un salvadanaio, però ragazzi, io naturalmente lo utilizzerò, probabilmente ci butterò qualche moneta dentro, ma diciamo che non l'ho comprato per romperlo o comunque per raccogliere soldi al suo interno, ma semplicemente perché secondo me è una figata pazzesca, è davvero una bomba. Ve lo straconsiglio se siete fan di Toy Story, vi consiglio assolutamente di andare nel Disney Store più vicino, acquistarlo dal sito, perché la commessa mi ha detto che è un'edizione limitata che
non verrà rifornito nuovamente nei Disney Store, e quindi qualora vi interessasse davvero andatelo a prendere perché è bellissimo. Io non vedevo l'ora di mostrarvelo, è davvero una figata. Mettiamo qui il nostro terribile signor maiale e prima di arrivare al nostro oggetto Noble Collection da 1,50€ voglio aprire questa busta che invece arriva da Pampling. Vi ricordo il mio codice sconto che potete utilizzare infinite volte, 7 Potter, che vi darà il 15% di sconto su tutti i vostri acquisti fatti su Pampling. Una piccola parte andrà a me per sostenere il canale, quindi vi ringrazio in anticipo. Questa qui è una delle magliette che ho acquistato su Pampling e, se non ricordo male, qua dentro dovrebbero essercene altre due. Quindi ecco che adesso andiamo di unboxing. Prendiamo il mio bisturi e tagliamo la busta. Ok, ci siamo, era imballata molto molto bene, qui c'è la bolla e tiriamo fuori il contenuto. Ecco qui le due maglie, ok, adesso ricordo quali fossero. La prima è dei Goonies, ragazzi, l'avevo già vista in passato, non l'avevo presa, ma questa volta non ho proprio resistito. E appunto, eccola qui, vi ricordo che le magliette sono 100% cotone e ragazzi, guardate che figata. Per chi ama i Goonies come me, questa è imperdibile. Troviamo il teschio di Willy Lorbo alle spalle, tutti i personaggi al di sotto e poi troviamo anche i membri della banda fratelli. Qui soprattutto in alto a sinistra c'è la mamma della banda fratelli e da questa parte invece troviamo il nostro Slot e poi Never Say Die. Ragazzi, secondo me è una figata spaziale, davvero bellissima questa maglietta, probabilmente la userò per andare ad Etna Comics. E colgo questa occasione per dirvi che il 3 giugno, domenica 3 giugno alle 13, sarò ospite dello stand Pampling, dove faremo un giveaway assieme, dove io farò delle domande potteriane e il vincitore si aggiudicherà una maglietta totalmente gratis offerta da Pampling. E quindi fatemi sapere chi verrà ad Etna Comics. Mi troverete lì giorno 3 giugno, ve lo ricordo, alle ore 13. Lo stesso giorno alle ore 12, se non sbaglio, c'è un altro ospite fighissimo che io non voglio spoilerare, però sono sicuro che vi piacerà tantissimo perché è una lei e anche lei è una grandissima fan potteriana. Detto questo, adesso ragazzi vi mostro anche la seconda maglia, che invece è più simile a questa che indosso oggi perché è a tema Giappone. Quando l'ho vista ho detto va bene, anche questa deve essere mia. Vorrei riuscire ad aprire questa busta ma è totalmente sigillata, quindi andiamo di forza bruta. Ecco qui. E si tratta di una maglia dedicata al ramen, ramen che a me piace tantissimo, ed eccola qui ragazzi, guardate quanto è fatta bene la stampa, è davvero bellissima, mi piace un sacco questa ciotola di ramen super incazzosa in mezzo alle onde con tutta la brodaglia sopra che vuole strabordare, che cappotta anche un elicottero. Ragazzi, a me piace tantissimo, è davvero molto molto bella, vi lascio tutti i link in info box. Ma adesso passiamo al pacco del mistero. Questo è un pacco che io ho preso su Amazon per circa 1,50€, quando ho visto il prezzo anche io stentavo a crederci, però mi sono detto vabbè, io lo compro, ma che vada, c'è la protezione Amazon che mi rimborsa. Anche se devo dire che l'oggetto era venduto da Amazon stesso, quindi mi sembrava molto strano che fosse una truffa. E infatti nel giro di 48 ore ho ricevuto il mio pacco. Di cosa si tratta? Si tratta di un segnalibro Noble Collection di Tasso Rosso, un segnalibro che solitamente viene venduto per 17-18 euro, in fiera anche 20-25, ma lasciamo perdere, però diciamo che di solito sta attorno ai 15 euro, quindi trovarlo a 1,50 mi è sembrato molto molto strano. E ragazzi, adesso direi di andare a controllare se davvero è quello che pensiamo, se magari hanno sbagliato la foto, hanno sbagliato la descrizione, scopriamolo assieme. Ecco qui, apriamo la nostra busta di cartone e tiriamolo fuori. Ragazzi, è proprio lui, ed è in ottime condizioni. Guardate qui, completo di scatola. Se non sbaglio c'era scritto addirittura che mancava la scatola e invece no. Eccolo qui, sono ragazzi davvero esterrefatto. L'ho pagato 1,50€.
Non so cosa dire, non so perché sia successa questa cosa, perché Amazon l'abbia messo ad un prezzo così basso. Io vi consiglio di guardare continuamente il ricondizionato su Amazon, la sezione Amazon Warehouse Deals, perché basta scrivere Harry Potter, animali fantastici e di solito qualcosa esce sempre di ricondizionato, qualche fondo di magazzino. Io ho fatto grandissimi affari in questo modo e mi sa che oggi è uno di quei giorni lì. Il segnalibro è perfetto, ragazzi, perfetto, non ha nessuna imperfezione, è qui, ha la parte superiore in metallo e poi, come quello che già possiedo di Grifondoro, ha questa parte che si solleva per andare a segnare la pagina. Bene, io sono assolutamente soddisfatto e sfiderei anche per 1,50 euro. Ragazzi, controllate, controllate, non smetterò mai di ripetervelo, controllate la sezione Amazon ricondizionati perché possono succedere anche queste cose. Un segnalibro Noble Collection a 1,50 euro. Bene ragazzi, anche per oggi è tutto, spero che questo video unboxing super nerd, possiamo definirlo così, visto che si tratta di cose fantastiche, super nerdose, è concluso. Io vi do appuntamento prestissimo con tante, tantissime altre novità. Mi raccomando, lasciate un mi piace se il video vi è piaciuto, commentate, condividete, iscrivetevi al canale qualora non foste iscritti. Io ringrazio ancora Hasbro per avermi inviato questo magnifico Hulk e noi ci vediamo prestissimo con nuovi video. Ciao!